Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dedicato a COD Mobile. In questo episodio parleremo della pistola vortice gravitazionale. Lo dico subito, io il video su questa abilità operatore non volevo farlo, perché? Ma perché è triste. Quando uscirono i primi leak, ciò che vidi fu un fucile che sparava proiettili in grado di generare buchi neri. Va bene, non c'entra nulla con qualsiasi Call of Duty, è proprio terribile anche solo il pensiero di inserirla in uno sparatutto, ma capite che ero esaltato. La pistola vortice gravitazionale aveva un potenziale incredibile, la mia testa già si immaginava mille utilizzi. Tutti i miei sogni però si sono infranti non appena l'ho presa in mano. Allora, già parti con un'idea che non c'entra nulla con il gioco, ma ok, ti perdono, insomma, abbiamo chiuso un occhio sulla katana, non moriremo di certo per questo. Ci sarà pure una ragione se la stragrande maggioranza dei player ha deciso di non utilizzarla. Per scoprire le motivazioni dietro l'esonero della pistola vortice gravitazionale, andiamo ad analizzare i dati. Il tempo massimo per sbloccare l'abilità è di 4 minuti e 32 secondi, che si traducono in 1600 punti, e la durata massima del suo utilizzo è di 30 secondi. Fin qui tutte queste caratteristiche corrispondono alla maggior parte delle altre abilità operatore, differisce invece sulla capacità del caricatore, solo due miseri colpi. Penso che la ragione per cui questa abilità è così poco utilizzata si possa attribuire a questo caricatore così limitato. Inoltre, i proiettili della pistola vortice gravitazionale possono essere bloccati dal sistema trofi. Ciò significa che se anche volessimo assaltare un nemico dentro la postazione o su una bandiera di dominio, con solo due colpi a disposizione non riusciremmo a superare le sue difese. Il sistema trofi, oltre che prevenire, è anche in grado di curare. Difatti, se lanciato nella zona del buco nero, quest'ultimo si chiuderà istantaneamente, senza produrre alcuna esplosione. Ovviamente il problema della capienza del caricatore non riguarda solo la presenza dei sistemi trofi. Insomma, nel momento in cui devo scegliere un'abilità operatore, rifletto principalmente su due cose: l'efficacia e l'efficienza. L'effetto della pistola vortice gravitazionale è fico e, seppur con qualche difficoltà, riesce ad essere efficace. Se però ci soffermiamo un attimo a riflettere sull'efficienza, la pistola vortice gravitazionale è tra le ultime in classifica. Poter sparare solo due colpi con un'abilità operatore che per sbloccarsi ci impiega gli stessi punti e lo stesso tempo di tante altre, beh, diciamo che è un po' sconveniente. Qualcuno potrebbe ribattere affermando che, visto il suo effetto, siamo comunque in grado di fare delle buone kill. Tralasciando il fatto che costoro probabilmente ignorano la presenza dei sistemi trofi, questa affermazione non è difficile da contestare. Anzitutto abbiamo appurato che risulta superfluo sparare sugli obiettivi, anche se in genere è qui che troviamo più nemici. I nostri colpi vengono bloccati e bla bla bla. Che poi, è davvero così facile sparare con quest'arma? No, raga, è proprio questo il bello. Sti due miseri colpi sono anche difficili da sparare. Un capolavoro, ma entriamo più nel dettaglio per essere più chiari e precisi. Il tempo di mira di quest'arma è di 300 millisecondi, un po' tantino. La cadenza invece con cui spariamo, lo ripeto, questi due miseri colpi, è di 700. Un ottimo valore, anche se vista la capienza non è determinante. Ma non soffermiamoci su questi dettagli fondamentali, perché tanto la lista è lunga. Quindi, una volta sparato il colpo, come funziona un proiettile gravitazionale? Anzitutto, la direzione è dettata dalla nostra mira. Questa fa riferimento alla sensibilità mirino, dunque sono riusciti quantomeno ad evitare un errore stile SKS, ma quanto è lunga la portata del colpo e viaggia fino a quando non impatta su una superficie? No, la gittata della pistola vortice gravitazionale è di 20 metri, un po' pochini, ma giustamente sto colpo non può neanche farlo viaggiare da una parte all'altra della mappa. Sia che raggiunga i 20 metri, sia che impatti su una superficie, lo schianto del colpo creerà un vortice gravitazionale. Questo piccolo buco nero rimarrà attivo per 3 secondi e risucchierà i nemici nel raggio di 4 metri. Segnatevi pure questo dato perché ne riparleremo a breve, immagino qualcuno di voi abbia intuito dove voglio andare a parare. Esaurito il tempo prima di scomparire, il vortice genererà un impatto esplosivo in grado di killare nemici nel raggio di 5 metri. Perché il mondo è pieno di idioti che si lanciano verso un buco nero. Chiudiamo la lista con una nota positiva e una negativa. Per quanto la cosa non dovrebbe destare scalpore, mi stupisce come i colpi della pistola vortice gravitazionale riescono a passare anche in piccoli spiragli. D'altra parte è anche vero che il colpo può impattare anche sul nostro alleato. Quindi, oh che bello, stavo sparando e il mio amichetto si è messo davanti facendomi suicidare. Lo so, c'è sempre qualcuno che rema contro e vorrà difendere questa abilità a tutti i costi. Quindi vediamo se negli ultimi minuti che ci rimangono riusciremo a fargli cambiare idea. Mio caro e giovane player amante dell'M21 EBR e di tutte quelle altre armi sottovalutate, ma mi spieghi sta pistola gravitazionale dove la vorresti usare? Nel lungo raggio? No, certo che no, arriva massimo a 20 metri. Nel corto raggio? No, sciocco.
cecchino, anche qui non puoi. Come dicevo prima, il raggio traente si attiva entro i 4 metri. Ciò che però non ho specificato forse abbastanza è il fatto che anche l'utilizzatore possa venire risucchiato. Quindi lungo e corto raggio ce li possiamo scordare, ci rimane solo il medio. Ma anche qui non c'è da festeggiare, perché incombiamo comunque in tutte le problematiche sopracitate. Insomma, trovare note positive su quest'arma è un vero grattacapo, ma forse visto il suo nonsense all'interno del titolo quasi la preferisco così. In realtà c'è un vantaggio che forse alcuni non hanno notato: la pistola vortice gravitazionale ha la possibilità di sparare senza mirare. Vista la sua portata limitata e il fatto che spesso non spareremo con angoli di visuale molto stretti, usare questa modalità di sparo può risultare molto efficiente. Se desiderate assolutamente possedere una pistola vortice gravitazionale, sappiate che è disponibile a livello 14 del Battle Pass della Season 1. Tranquilli, se non avete fatto in tempo, questa come tante altre abilità verranno successivamente rese disponibili all'acquisto nel negozio dei crediti. Ebbene ragazzi, anche per questo video è tutto. Al solito vi ricordo che potete seguirci anche sui nostri canali social Discord, Telegram e sulla piattaforma Viola. Noi come sempre ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli! Un po' mi spiace averla criticata così male, insomma ci sarà stato un povero Cristo che per fare questa animazione avrà versato sudore e lacrime. Dai, meritava più rispetto.